Adesso, è fatto di questa bozza di accordo con la Turchia? Credo che sia importante che la questione, in questo caso dell'immigrazione dei rifugiati, sia affrontata, come noi abbiamo sempre sostenuto, con uno sguardo ampio da parte dell'Unione Europea. Quindi l'iniziativa con i turchi viene dopo l'iniziativa con gli africani, prima di altre iniziative che dovremo prendere ancora, penso alla Giordania, penso al Libano. Quindi credo che sia un passo in avanti nella direzione del rendere sempre più europea la questione dell'immigrazione. Poi le modalità ovviamente sono ancora in itinere, vedremo nei prossimi giorni, direi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, cosa funziona e cosa no. Forse troppo. 100 milioni di euro per l'Italia? Io credo che tutte le modalità legate al bilancio siano ancora da discutere. C'è un impegno economico e finanziario delle istituzioni europee e quindi della Commissione, c'è una proposta, vedremo. La proposta che ci viene fatta è quella di considerare fuori dal patto di stabilità queste risorse, ma ripeto, è abbastanza prematuro e comunque in ogni caso su scelte di questo genere non si decide qui, ma si decide nel Parlamento italiano. Quello che segnalo come fatto importante è che l'Italia ha una posizione molto chiara. La prima missione all'estero è stata nel Mediterraneo, quando nessuno parlava del Mediterraneo. Abbiamo detto che l'immigrazione era un problema europeo e ci ridevano dietro. Adesso vediamo che tutti sono d'accordo su questo. Dicevamo che era necessario riportare la Russia, ricordate, durante la primavera dello scorso anno al tavolo internazionale, e adesso questo sta avvenendo. Allo stesso modo io dico che la posizione italiana sulla grave crisi che stiamo vivendo a livello di terrorismo e di sicurezza credo sia quella più forte in prospettiva. Vale a dire un intervento sì importante di natura militare, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a confermare i nostri impegni, un importante investimento di natura diplomatica, a Vienna siamo tornati finalmente al tavolo che conta, ma soprattutto l'idea che di fronte a fenomeni così sconvolgenti non si risolve il tutto con qualche dichiarazione verbale muscolare o con qualche investimento in più. Occorre avere un grande progetto lungo mesi, probabilmente anni, che tenga insieme per ogni centesimo speso in sicurezza un centesimo speso in cultura, per ogni centesimo speso in polizia un investimento in identità. Credo che questo sia il punto chiave. Penso che su questa posizione italiana, vedrete nei prossimi mesi, arriveranno anche gli altri. Non ci sono... Condivide i timori di Padoan riguardo al fatto che il terrorismo potrebbe incidere negativamente sulle nostre proiezioni di PIL? Il ministro Padoan ha fatto un ragionamento un pochino più raffinato di questo. Il ministro Padoan ha detto che il rischio vero che c'è è che si crei un atteggiamento di scarsa fiducia. In Italia cos'è che sta ripartendo dopo tanto tempo? Stanno ripartendo i consumi interni. Ecco perché io continuo a dire, e quindi la preoccupazione è che il clima che si è venuto a creare possa bloccare questo percorso. Insieme a Piercarlo io sono assolutamente convinto che il messaggio che l'Italia potrà dare sarà un messaggio positivo di ripartenza, certo senza sottovalutare i rischi che ci sono. Nessuno sottovaluta niente, però non credo che il consumatore italiano, il cittadino italiano debba adesso rinchiudersi in casa, perché rinchiudersi in casa sarebbe un modo per darla vinta ai professionisti del terrore. Quindi sicuramente c'è un clima diverso rispetto a quello di un mese fa, anche nelle attese dei consumatori, ma mi sento di poter dire che la vera questione oggi, e questo lo ha detto anche Piercarlo, non è certo come finisce il dato dello 0, su cui peraltro noi confermiamo al momento le previsioni, ma è una grande scommessa identitaria e culturale, cioè se l'Italia si chiude in casa, se l'Europa si chiude in casa, hanno vinto loro, hanno vinto quelli che vogliono il terrore, e noi dobbiamo assolutamente dare una dimostrazione totalmente diversa. Chiederà dei controlli adeguati affinché i fondi dell'Unione Europea dati alla Turchia e a paesi analoghi vengano
Io credo che non è un tema neanche da mettere in discussione, non è una cosa che neanche dobbiamo chiedere, sta già nei documenti. Esiste un grande tema che è quello dal quale noi certo non scappiamo, anzi siamo assolutamente in prima linea, che è quello di spendere bene i soldi europei tutti. Quello che vale per l'Italia deve valere per tutti, vale per le istituzioni stesse europee. Io per esempio ho chiesto un'attenta spending review anche delle spese delle istituzioni europee, anche delle spese dei palazzi di Bruxelles o di Strasburgo, metta lei la città che preferisce. Quindi il tema di come stare attenti a come si spendono i soldi c'è sempre e ci sarà. C'è poi un tema ulteriore. Noi stiamo facendo un grande investimento da tanto tempo su alcuni paesi, naturalmente teniamo molto alta l'asticella delle aspettative in termini di diritti umani. Nessuno di noi intende far finta di niente, e con il rispetto che si deve alla sovranità dei singoli paesi, noi abbiamo ben forte e ben chiara la consapevolezza che dobbiamo tenere alta l'asticella dei diritti umani. Porto con me, come dire, come tutti gli altri leader, la lettera ricevuta da due giornalisti turchi. Credo che il mio amico Davutoglu, il primo ministro Davutoglu, il presidente Erdogan sapranno perfettamente che questo rapporto con l'Unione Europea è un rapporto che tiene insieme anche, come è naturale che sia, la questione di uno scambio che non è tanto economico, di un confronto, di un dialogo. Noi vogliamo tenere aperto il dialogo con la Turchia, una posizione storica italiana, senza naturalmente venir meno a nessuna delle nostre attese sulla questione dei diritti umani. Grazie. Grazie.